formulo l'idea che i racconti e poi anche il pensiero religioso nasca dalla nostra condizione di fragilità. Cioè, siamo una specie molto fragile. Se pensiamo in rapporto al resto del mondo animale, siamo una specie veramente unica e strana, perché non abbiamo zanne, non abbiamo artigli. I nostri piccoli devono stare tanti anni prima di dipendere dagli adulti per tanto. Quindi abbiamo inventato questa capacità per proteggerci dalle paure che abbiamo intorno, abbiamo inventato un pensiero narrativo. Penso che i racconti siano nati così, per darci conforto, ancora oggi. Quindi hanno sempre una funzione protettiva e terapeutica. Nel tuo libro, con la guida di alcune citazioni, spazi in tutti, si possono dire, in moltissimi ambiti della nostra esistenza. Vai dall'amore fino alla solitudine, fino alla malattia. A un certo punto, quando parli dei diamanti, molto bella una frase, dici a un certo punto, si diventa onnivori delle storie dell'altro. Ecco, puoi spiegare in che senso? Beh, penso che sia, non so, la dimensione che capita a coloro che si amano profondamente. Non mi basta più il mio io, cioè, innanzitutto aspiro a essere un uno insieme a un altro o un'altra, no? Quindi il due vorrei che fosse uno. Il tentativo di farsi uno e quindi di coagulare in un'unica essere due esistenze che in realtà sono diversissime e non possono che essere separate, genera un bisogno totale di rubare all'altro la sua esistenza per farla diventare propria. C'è una frase bellissima di Novalis che diceva: ogni parola è un esorcismo. Tu parli molto anche della dimensione orale, no? Della parola, di questa forza. Soprattutto. E quanto siamo coscienti noi di avere questo grande patrimonio di forza quando parliamo, quando raccontiamo? Ma io penso che non ne siamo molto consapevoli. Cioè, è vero, l'attore ne è più consapevole perché per allenamento sa che attraverso quella parola può far arrivare un messaggio piuttosto che un altro. Noi raccontiamo tutti i giorni, tutti gli esseri umani hanno bisogno di raccontare, però che si arrivi a essere consapevoli del valore delle parole che stiamo dicendo e della loro forza salvifica, terapeutica, no, penso di no, penso che lo facciamo d'istinto. Questo istinto è quello che ci protegge allo Però stesso bisognerebbe tempo. allenarsi, forse avere più Io consapevolezza. penso che bisognerebbe educarsi, penso che la scuola manca in questo, lo dico in un momento del libro, dico non ci si educa all'ascolto e al racconto orale, non sto dicendo il racconto scritto, si lavora molto sulla scrittura, ma sull'oralità, su questo racconto diretto, non mediato dalla scrittura, è molto poco il lavoro che si fa. Un capitolo lo dedichi anche alle fiabe. Già nel 1800 i fratelli Grimm, quando si misero a scrivere la loro raccolta, dicevano: si stanno perdendo. Oggi sono state sostituite da un immaginario molto caotico, no? Molto pittoresco, molto colorato e anche molto confusionario. Abbiamo noi la voglia di ritornare a quello sguardo delle fiabe? Ma ti devo dire, io quando racconto ai bambini, ancora oggi mi capita, a parte c'ho una nipotina di 4 anni, ma quindi alla sua cerchia di amici, sono incantate come sempre. Cioè io penso Cristina Campo diceva che la fiaba è un territorio tutto da esplorare e ogni generazione non fa che esplorarlo. Continuano a esserci le fiabe presenti e sono la base di tutte le nostre comunicazioni. Metà dei film che vediamo si fondano su fiabe. Poi che vengono sviluppate con un linguaggio piuttosto che un altro, però all'origine la fiaba narrata, che siano un adulto o un bambino ad ascoltarla, mantiene intatta la sua potenza evocativa, cioè è un prontuario per l'esistenza la fiaba. Penso che non moriranno mai, penso che sarà sempre necessario.